Piero, Barbagallo Alfio, Ambrese Angela Maria, Mansueto Guido, Mariana Daniela, Milordini Pietro, Pacchiolotti Saverio, Pacella Giulio, Tega Salvatore, Cavicchioli Claudio, Aloppi Luca, Carli Devi, Sognetti Tamara, Frati Patrizia, Pierangelo Andrea, Grassini Stefano. Allora, lettura e approvazione verbale della seduta precedente. Ci sono interventi, se non ce ne sono, mettiamo votazione, chi è favorevole, chi si astiene, chi vota contro, chi ha fatto la nomina. Alcune brevi comunicazioni. Allora, diciamo, partendo dalle questioni, diciamo, che più semplici. Allora, abbiamo concordato con le due associazioni donatori di sangue, il Patres di caso, le Voci di Crevi Scuola, l'invio di una lettera automatica sostanzialmente del sindaco ad ogni diciottenne che compie gli anni per invitarlo o invitarla a donare il sangue. Mi sembra una cosa importante, diciamo. Ci sono molti donatori anche a caso e nelle associazioni chiaramente c'è sempre bisogno. Poi il 15 di dicembre 2018 ci sarà l'inaugurazione di questa iniziativa Alberi d'Artista, che è legata agli addobbi natalizi. Quindi qui al centro congressi ci saranno tutti gli artisti che hanno aderito all'iniziativa, dovrebbero essere 26, che realizzano un albero, comunque una struttura, un'installazione del centro storico di Casole. Più ci sono due alberi realizzati per i ragazzi della scuola elementare e uno da quelli della scuola media. E quindi chi è interessato a partecipare, ringraziare tutti coloro che hanno lavorato a questa iniziativa. Poi giovedì 13, ricordo alle 21, qui al centro congressi, l'incontro dei consigli di frazione e di quartiere. Guido, chi ha partecipato all'università? Purtroppo sono, diciamo, due giorni che c'è questa vicenda della scomparsa di Silvano Pellini da Mucellena. C'è stato nel pomeriggio, c'è stato qui per dire. C'è stata. Sì, praticamente insieme alla dottoressa, il prefetto, niente, eravamo di casa, c'era maresciallo Arena, io e Leonardo, poi c'era il presidente della polizia provinciale, l'ingegnere capo di tutta diciamo, la baracca che hanno messo su per l'organizzazione, che hanno messo su per vedere di trovare questa persona. Sono entusiasti perché si sono presentati più di 100 fra forze dell'ordine e soprattutto parecchi cacciatori che, conoscendo l'ambiente, hanno perpetrato qualcosa come 114 ettari ma non hanno trovato assolutamente niente. E appunto colgo l'occasione per dire che ci avrebbero chiesto, giustamente, perché dice se le ricerche dovessero protrarsi fino a sabato e domenica, dice, cercare una persona in mezzo al bosco con le squadre cinghiali che cacciano è dura. Quindi in modo qualità domani mattina dovremmo metterci in contatto per vedere eventualmente di fare un'ordinanza per noi. Il problema bisogna adesso mattina che abbiamo con il prefetto veramente, ma la questione è che non può riguardare solo a caso, perché siamo caso di Sanicidde e Codio. Tutti. Vabbè, dottore, tanto lei è al collo la mattina, quindi ci coordiniamo, insomma, questo pensavo anch'io, perché E anzi invitano tutti i volontari che si presentano a mettersi un pettino giallo o comunque qualcosa di vistoso, in modo che dentro comunque non hanno trovato assolutamente niente.
nessuna traccia. No, è un po', insomma, sono un po' insospettiti, nel senso, dice, strano, perché sono tutta, dice, ripeto, di questi uomini a disposizione che conoscono perfettamente il posto, non hanno trovato niente, nessuna traccia. Bene, ci sono ancora due prime comunicazioni. Il riferimento al bando pubblico per l'assegnazione dei mezzi economici sulla tariffa del servizio idrico per l'anno 2018, come sapete c'è questa possibilità per le famiglie che hanno difficoltà economiche, che era stata pubblicata a luglio dal Comune, e in data 29/11 il gestore o pilota di fiore ha comunicato l'accettazione di tutte le domande che erano state presentate, quindi sono state accolte tutte. Poi c'è una nota che mi ha redatto Francesco Parri, che mi faceva piacere leggervi, sulle note su attivazione del pago PAO. Il comune di Casoledezza, al pari di comuni di dimensioni molto maggiori collocati al di fuori dell'ambito provinciale, sta progressivamente trasferendo il sistema di pagamenti nei propri confronti sul sistema pago PAO. Pago PAO è un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la pubblica amministrazione. A partire da settembre 2018 il pagamento dei servizi scolastici del nostro comune, mensa e trasporto avviene unicamente attraverso le modalità sopra descritte. In sostanza è stata predisposta un'app e uno spazio web attraverso il quale il cittadino può vedere la propria posizione debitoria e provvedere al relativo pagamento. Sono attualmente in corso approfondimenti che consentono di individuare piattaforme e software in grado di canalizzare tutti i pagamenti dell'ente, dagli oneri ai diritti, dalle lampade votive al solo pubblico. Attualmente restano fuori dal pagamento tramite PagoPA unicamente di F24. Si inserisce in questa ottica di progressiva informatizzazione e digitalizzazione del comune anche il nuovo affidamento del servizio di tesoreria del comune. Per predisporre la documentazione di gara, grande attenzione è stata posta sugli obblighi che il tesoriere subentrante avrebbe dovuto assumersi in merito all'adeguamento alla nuova normativa. Nel corso del 2019 saranno attivate due postazioni POS all'interno del palazzo comunale che consentiranno il pagamento tramite carta di quanto dovuto. È in corso un dialogo con la banca Ambiano, tesoriere comunale dal 1 gennaio 2019, che consente l'installazione di POS cosiddetti intelligenti che consentono il collegamento con il modo di pagamento. È un'evoluzione molto importante a favore della trasparenza del cittadino. L'ultima comunicazione è stato pubblicato sul punto della Regione il decreto che finanzia nel caso nostro il contributo che abbiamo chiesto per l'elaborazione del piano strutturale intercomunale con il comune di Leopoldo. Erano state presentate 16 domande, ne sono state accolte 11, a noi diciamo, hanno concesso quanto avevamo chiesto su 107.848 euro di costi presunti, è stato concesso un contributo di 60.000 euro. Quindi devo dire, siamo già attivi con il comune di Leopoldo, prossimi giorni faremo una serie di incontri e poi a breve faremo anche un incontro pubblico di nuovo sulla mobilità strutturale. Bene, io ho finito, avevo due interrogazioni da consegnare a Mara, però questo non ci consegnerò una volta successiva. Se ci sono altre interrogazioni, se non ce ne sono, mettiamo allora in discussione. Sì, ma io volevo... Scusami, se avete un'identità. Una comunicazione veloce, volevo appunto informare che si è costituito all'interno della parrocchia un comitato per seguire, diciamo, i lavori di ristrutturazione del tetto della chiesa. Questo comitato, diciamo, vuole essere di supporto innanzitutto al parroco per appunto supportarlo, perché la mole del lavoro è importante, per cui insomma diciamo che sia anche per lui un momento dove può condividere, insomma, le decisioni che devono essere prese, e quindi diciamo sia per chiarezza, per trasparenza, ecco, condividere le decisioni che vengono prese durante l'andamento dei lavori. Inoltre questo comitato, diciamo, si propone di promuovere un po' di informativa sull'andamento dei lavori, quindi lo stato di avanzamento, quindi in collaborazione sia con l'architetto sia con il parroco, di appunto magari, non lo so, tramite social network, lettere, non so, giornali, quello che si vedrà più opportuno,
di appunto dare informativa sull'andamento dei lavori e anche di promuovere la raccolta di fondi, perché appunto dall'ultima assemblea che c'è stata, ovviamente il discorso dei finanziamenti della CEI ci sono, però non copriranno la totalità dei lavori, per cui insomma ci sarà bisogno un po' di tutto il supporto, non solo dei parrocchiani, ma di tutta la cittadinanza, perché appunto, come si diceva anche durante la riunione di questo comitato, la chiesa non è soltanto il punto per caso, diciamo, non è soltanto un punto di ritrovo dove vengono svolte le funzioni ecclesiastiche, quindi la messa eccetera, è diventato un po' un punto di ritrovo per tutta la comunità, per cui è innanzitutto una parte del museo dove ci sono esposte anche opere che sono appunto di conseguenza proprio relative anche al museo, è un'estensione proprio del museo, e poi comunque anche un po' un punto di ritrovo sia per quando ci sono concerti di tutti i livelli, anche quelli della scuola, insomma ultimamente è stata diciamo utilizzata anche per questo motivo, per cui non è soltanto appunto una proprietà, un bene dei parrocchiani, ma crediamo che sia un bene di tutta la comunità casolese, sia dei casolesi che sono della diocesi di Volterra, ma anche proprio di tutto il territorio, anche chi è extra diocesi, appunto Mezzano e Pivescola, insomma, per cui vedremo magari di delineare anche delle iniziative per coinvolgere un po' tutta la popolazione. Interventi su questa comunicazione, ovviamente d'accordo su tutti questi aspetti, quindi avremo occasione poi nelle prossime settimane di organizzare iniziative per favorire la partecipazione delle persone. Bene, allora andiamo al punto 4 dell'ordine del giorno, variante ordinaria del regolamento urbanistico 2018, adozione Andrea Perano, assessore urbanistico. Dunque, questa è una delle due varianti che portiamo stasera. Si tratta del passaggio appunto dell'adozione, dopo aver fatto avviare i procedimenti e la verifica della massa, adesso c'è l'adozione della variante. Sono, come altri gruppi hanno già visto, sono interventi di piccola entità riguardanti alcune puntualizzazioni sulle norme tecniche, alcune correzioni sulla cartografia, in due casi che riguardano le schede c'è un cambiamento di intervento su alcuni edifici che erano stati inseriti con una categoria di intervento anomalo. Per il resto, osservazioni? Questa variante ci sembra che riguardi vari aspetti, no? Sia l'abitato di Lucciana che anche dei riposizionamenti degli standard delle zone vengono svolti, mi pare, su Pivescola, poi vengono aggiunti qualcosa su Mezzano nella zona dell'acquedotto pubblico, poi un po' appurato gli standard previsti. Il nostro gruppo, essendo in adozione, esprimerà un parere diciamo, di sospensiva, cioè ci atterremo, ma poi eventualmente esamineremo più approfonditamente le carte, poi in caso di al momento dell'approvazione faremo un parere definitivo, sia su questo punto che l'altra variante. Ci sono altri interventi? Se non ce ne sono, la mettiamo in votazione, che è favorevole. Chi si astiene? Astenuti? Chi vota contro? Nessuno? Immediatamente approvato. Immediatamente l'unanimità, chi è favorevole? Chi si astiene? Chi vota contro? Approvato. Allora, siamo all'ultimo punto dell'ordine del giorno, variante del regolamento urbanistico, materia di trasferimento dei diritti di sviluppo e di adozione. Da un punto di vista di peso la variante di peso, però poi in definitiva come era già stato anche preannunciato nell'avvio procedimento per la VAS, si tratta di prevedere per quanto riguarda l'acquisizione dei diritti edificatori della dotazione di scuola
di poter utilizzare questi diritti anche per fini turistico-ricettivi. Inizialmente era previsto solo per fini residenziali, con questa variante possiamo utilizzarli, potrebbero essere utilizzati anche per fini turistico-ricettivi, nonostante il peso. No, su questo stesso ragionamento esprimeremo un voto di astensione. Certamente era partita il discorso sulla cessione dei diritti edificatori, anche per il nostro gruppo era partito con l'idea di poter utilizzare questa possibilità, soprattutto in maniera attiva, tra tanti cittadini. Così si concentra solo su una singola attività, perché sembrerebbe l'arte del regalo è interessato questa volta, quindi ci piace un po' meno come va a finire quella storia. Io penso che comunque si potrebbe aspettare ancora un po' per vedere se magari in futuro questa possibilità di utilizzo dei diritti edificatori possa essere effettivamente fatta in maniera diffusa dai cittadini che vogliono ampliare di poco i volumi delle proprie case, se magari perché hanno dei figli, perché per non andare via da questa zona. Comunque è importante anche il turistico ricettivo, io questo lo capisco, ma sarebbe stato molto meglio se si poteva utilizzare in maniera diversa. Abbiamo dato anche qualche consiglio fa una spiegazione a questo fatto, perché abbiamo dato la possibilità per 2 anni a chiunque di poter fruire di questa possibilità. È evidente che alcuni hanno fatto la richiesta, non tantissimi, poi possiamo fare anche il prossimo consiglio, non so, molto più preciso. Quindi prima di prendere questa decisione, che ricordo Claudio, è legata al fatto che fra 5 mesi scade la validità del regolamento urbanistico, e quindi scadendo la validità del regolamento urbanistico questa disponibilità non c'è più per nessuno, quindi non è che possiamo dare più tempo, quindi questa decisione di poter utilizzare questa capacità edificatoria è di fatto, da un punto di vista della trasformazione del territorio, a valore zero, perché ricordiamoci che noi siamo partiti da una utilizzazione a Piovescola che prevedeva quasi 6.000 metri quadrati di edificazione. Questi 6.000 metri quadrati spariscono completamente da Piovescola, quindi quello che non si realizza, quello che si realizza ora è comunque compensativo di più o meno la metà, un po' di più, diciamo, della metà di quello che era previsto, quindi il 40% che era già sparito completamente dalle varianti fatte durante questi ultimi anni. Adesso dall'utilizzazione delle scuole sparirà definitivamente, comunque con la perdita di validità del regolamento urbanistico attuale, e non verrà comunque riproposta nel nuovo strumento urbanistico, almeno diciamo, il nuovo strumento urbanistico lo adotterà la nuova amministrazione, quindi la decisione la prenderà la nuova amministrazione, ma come recita un po' il percorso, noi si esce da una procedura, diciamo, anche con la regione, che rende di fatto impossibile prevedere nuove aree di espansione nelle zone non urbanizzate, quindi qualunque sia la volontà, diciamo, della prossima amministrazione, dell'approvazione, prima dell'adozione e poi dell'approvazione, io giudico praticamente impossibile che si possano prevedere nuove ampie aree di espansione nelle aree non urbanizzate, e quindi questa situazione certamente non si ricorderà. In ogni caso, questo è un modo per poter dare sostegno a progetti anche ora, cioè noi faremo un nuovo bando, cioè noi dopo questa adozione faremo un nuovo bando che consentirà a tutti di partecipare, vorrei che fosse chiaro, quindi non è che la partecipazione è riservata a pochi. E devo dire, abbiamo avuto anche un po' di gente che è venuta a chiedere di poter di nuovo rifare la domanda, quindi non è che questa possibilità non c'è, quindi tutti hanno la possibilità di fare di nuovo la richiesta. È chiaro che poi a un certo punto il piano regolatore non c'è più, non c'è, si va in salvaguardia di questa possibilità, quindi non ci sarà più per nessuno. Vedremo che cosa viene fuori, la seguiremo tutti attentamente. Questa procedura. Ci sono altri interventi? Se non ce ne sono, mettiamo in votazione chi è favorevole. Chi si astiene? Chi vota contro? Nessuno. Approvato. Chi mi dà l'eseguibilità? Chi è favorevole? Chi si astiene? Chi vota contro? Nessuno. Grazie. Buona serata a tutti.